Di Formula Italian Team, buonasera, bentrovati con il nostro consueto appuntamento. Era con la Pro League, distanza di gara al 100%. Andiamo a fare rapidamente le presentazioni. Io sono Andrea Longagnani in arte di Erlong 2110. Con me questa sera a darmi supporto con la voce il buon Andrea Ballorato. Fit Andre, ciao, ciao Andrea, buonasera. In cabina della direzione gara troviamo invece il buon Ernesto Coppola, Mister X. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Salutiamo tutta quanta la chat. Ebbene, siamo arrivati in quel di Suzuka, dove iniziano a esserci un po' di tempi fatti registrare al momento con la gomma soft. Il buon Drago Lievitato lo vediamo in pole position provvisoria in 1.25.977, poi Z Pro Mauro in 1.26.0, Birillo Dog 26.1, Alesi 26.1, Flaminio 26.2, sesto il leader del mondiale Mauro Gold in 26.3, e poi un piccolo solco per trovare Overboost in 27, che viene appena sopravanzato da Danix in 1.26.6. Overboost, Matteo Profilo che torna da wildcard nel team Renault. Ovviamente il team Renault è stato assegnato ai sostituti dalla Formula Open per farli gareggiare, quindi lo ritroviamo dopo il GP di Russia, fatto sempre in Pro League, e anche a Singapore, fatto invece in Prime. Non sono ancora usciti Marco Gano, Advance Apple, Dadoizzi e Cartista. Cartista al momento è in pista, quindi si sta lanciando per far segnare il suo primo tempo cronometrato. Al momento c'è una forte bagarre per la classifica piloti, con Mauro Gold, come detto, leader del mondiale a 273 punti. Con 6 punti di distacco si piazza il buon Drago Lievitato e altri 41 punti per trovare Z Pro Mauro, quindi per trovare poi un piccolo solco fatto di 4 piloti con Dadoizzi, Flaminio, Alesi e il buon Birillo Dog, che si andranno a giocare l'ultimo posto rimanente per le finals. Andre, come abbiamo visto in Russia, sì, è stato una Pro League che continua a confermarsi un campionato molto, molto, diciamo, regolare, ecco. Sì, e ora entra nella fase, diciamo, più importante, secondo me, perché ogni punto inizia a essere molto pesante, anche perché in questa gara penso che Mauro, Z Pro Mauro, da una parte ha la possibilità di tentare di accorciare ulteriormente, dall'altra parte non deve sbagliare, perché chiaramente avendo 40, come dicevi tu, siamo alla 18ª gara, deve cercare di praticamente vincerle tutte, sperare che davanti facciano qualche disastro, qualche cosa tipo Singapore, ecco, perché altrimenti è davvero dura, perché sia Mauro che Drago chiaramente ora si giocheranno il campionato, e come dicevi tu sono due piloti comunque molto regolari. Eh sì, a parte la debacle di Singapore, che abbiamo visto, sì, un doppio zero per Drago Lievitato con una squalifica, e per Mauro Gold, poi Drago si è ritrovato in seconda posizione nel GP di Russia, terzo anche il buon Mauro Gold, quindi veramente molto serrata la lotta per il titolo piloti. Invece per il titolo costruttori troviamo davanti la Haas, e staccata di 20 punti abbiamo invece la Red Bull. E andiamo a vedere cosa stanno facendo i piloti. C'è Alesi nel suo giro, sì, e andiamo a vedere il pilota della Ferrari che si sta giocando l'ultimo posto disponibile, come detto, per le finals. Tre posti ormai sono praticamente assegnati, e sono i prima citati Mauro Gold, Z Pro Mauro e Drago Lievitato. E questo ultimo posto se lo giocano in quattro, perché abbiamo visto un Flaminio molto molto in forma. Vincere Singapore, arrivare in top 5 in Russia dopo una gara molto strana e sfortunata per lui. Abbiamo anche un Alesi, anche lui molto molto in forma, è entrato Cartista 26.148, sempre in top 5 nelle ultime gare. Poi c'è Birillo Dog che insieme al suo compagno di squadra si giocano appunto il quarto posto. Mauro. Diamo Mauro Gold. Toglie 2 decimi dal suo, sì, tempo fatto segnare prima, 26.112, si piazza in terza posizione a
poco più di 70 millesimi, anzi poco meno di 70 millesimi da Z Pro Mauro. Invece sono due i decimi che si fanno sentire tra Drago Lievitato e Mauro Gold, l'unico a scendere sotto il muro dell'1,26 Drago Lievitato, quindi vedremo cosa potrà fare in quel sì, di intanto Suzuka. Intanto Alesia è entrata in box, stava migliorando nel T1 ma poi si è peggiorato nel T2. Alesia in box, vediamo Flaminio, si è lanciato adesso. Dicevo, andiamo a vedere se c'è qualcuno. Sì, ecco. No, pensavo che... No, sono le cuffie che fanno scherzi. Dicevi, Ernesto? Mica mai nel suo giro veloce, 39 al T1, andiamo a vedere come completa il T2, hairpin per lui, molto difficile, arriva anche un bloccaggio dell'anteriore sinistra. Andiamo a vedere. Occhio 230R. Drago. Rimaniamo su un Mike Mai al momento e poi andiamo a vedere Drago. 25.8 per lui. Bravissimo Drago, gli ha evitato a migliorare il suo tempo. Vediamo se Mike Mai riesce a migliorare il suo. Arriva al T2, ovviamente sarà 1.10.0. Buono il tempo di Mike Mai nel T2. Arriva adesso alla Casio Chicane. Taglio. Aia. Molto, meno male che non eravamo on board. Allora, no, se ne è accorto infatti. Entrata in box. Sì, vai box, come detto. Il buon Mike Mai, arriva Flaminio. Al momento ultima curva per lui, vediamo 1.26.284. Non si migliora per un millesimo, una cosa incredibile. Buon Flaminio, ha stampato due giri in fotocopia, rimane in settima posizione. Andiamo a vedere a questo punto Birillo Dog, si sta migliorando di 57 millesimi. Il pilota della Red Bull, 1.9.864. Tanto salutiamo sì, tutta migliorando. Quanta la chat, il buon NCVR46, ciao carissimo, vediamo Birillo Dog, Birillo. 25.994, un gran tempo di Birillo Dog che si piazza in seconda posizione e va a completare la prima fila dei piloti che sono scesi sotto il muro dell'1.26, ricordiamo un po' di statistiche, di curiosità del circuito di Suzuka, ovviamente è stato un grandissimo e ormai uno di quei circuiti che sono passati alla storia, purtroppo nella memoria storica di chi si alza la mattina presto, diciamo, assolutamente. Poi mi ricordo nei primi anni 2000 la lotta Hakkinen Schumacher, che erano tutti lì alle 6 di mattina svegli e pronti per guardare il GP del Giappone, sì. E proprio storicamente il buon Mazzoni continuava a impensierire con il fatto che è l'unico tracciato con conformazione ad 8, quindi lo vogliamo ricordare così, il buon Gianfranco Mazzoni. Stasera l'abbiamo detto come ogni anno. Ormai è diventata tradizione, è un po' come il Natale, siamo a posto. Dicevo, ci sono stati molti scontri mondiali qui tra Irvine e Hakkinen, oppure anche tra Schumacher con le grida sempre del buon Mazzoni nel 2000, e non so Andre se ancora adesso... Tu sei sul 2000, io sono nel... ti parlo già 88-89 con la famosissimo, diciamo, duello tra Senna e Prost, che diciamo aveva anche ben poco di sportivo, diciamolo, che a quei tempi si buttavano fuori senza tanti complimenti, non so se vi ricordate chiaramente quello che è successo nel... esatto, 88 Senna e 89 88 Prost, 89 Senna, che no, scusatemi, con Senna che sì, che fece una manovra, diciamo, discutibile nei confronti della Ferrari. No, con Senna sembra 88, andò lungo alla Casio e poi fu squalificato perché fu spinto dai commissari. Poi l'anno successivo c'entrò in piena centro Prost, sì. Prost in partenza. Attenzione, sì. Intanto, perché c'è il buon Danilo Vitetta, Danix 9210, che sta togliendo 4 decimi nel T2. Quindi andiamo a vedere come completerà il suo giro. 1.26.219, si piazza in settima posizione. Pilota che ricordiamo l'anno scorso in vesti Renault in Master League, ritornato quest'anno, poco più della metà gara. Fa piacere ritrovarlo
in pista. Dicevo, poi io mi ricordo ancora di più, sì, le urla di Mazzoni nel 2000 con l'incredibile monologo alla fine degli ultimi giri. Vabbè, quello passato alla storia. Anche io, quello che io ancora adesso lo riguardo su YouTube e mi vengono i brividi e le lacrime di commozione. Erano passati 20 anni, quindi bei momenti. Diciamo che ci sono momenti positivi e negativi, perché è una pista talmente storica che voglio dire, non chi non si ricorda anche la fumata purtroppo del motore di Schumacher nel 2005 2006 che vinse. Mi ricordo ancora la fumata quando lo vidi fermo, mamma mia, cioè. Vediamo, intanto torniamo in pista per l'ultimo minuto. Mica mai quarto in 1:26:111, precede di un millesimo Mauro Gold, che sta uscendo al momento, sarà il primo dei piloti in top 5 a far registrare il suo ultimo tempo cronometrato. Arriva alla spun, sì, molto pulito il pilota della McLaren, va a trovare la corda e giù verso il rettilineo. C'è una macchina davanti a lui, penso sia una Mercedes, la Mercedes Danix, che si fa da parte molto sportivamente. C'è un lato per Mauro. E questo è un gran colpo di scena. Vediamo se si rilancerà, se avrà messo abbastanza benzina per fare un altro tentativo. Sì. Quindi Drago, vedremo. Vediamo. Drago lievitato 39, si migliora di un decimo al T1. Va adesso in salita verso l'airpin con la sua Alfa Tauri. Tanto c'è Birillo Dog subito dietro e anche Alesi che ha fatto 38. 38 per Alesi, quindi andiamo a seguire un po' in parata questi piloti. Andiamo prima su Drago Lievitato, poi andremo a vedere Birillo Dog e poi Alesi. C'è anche Cartista che è nel suo giro, un po' tutti che stanno per tentare l'ultimo tentativo in qualifica. Dado Izzi è penalizzato o se ne è inventata un'altra delle sue? Punto Dado Izzi e Canu non saltano le qualifiche. Ok, perfetto, quindi abbiamo anche questa chicca. Si è scodato in uscita dall'ultima curva. Arriva Drago Lievitato, 25.854, si migliora di 46 millesimi. Vediamo Birillo Dog, 25.890, di pochissimo, di 37 millesimi, non riesce a guadagnare la pole, ma arriva anche Z Pro Mauro, 46 millesimi meglio nel T1, 39 per lui, siamo lì. 49 millesimi anche al... Intanto Mauro Gold abbatte il muro dell'1.26, si piazza in terza posizione. Andiamo a vedere quindi Z Pro Mauro che arriva alla Casio Chicane. Flaminio secondo, stesso tempo di Birillo Dog. Attenzione, arriva Z Pro Mauro, 25.924. Abbiamo una top 5 in poco, meno di un decimo. Tutti incollati, tra l'altro ci si gioca il mondiale con piloti che sono Drago. Da questo punto di vista, in prima posizione potrebbe davvero avere, come dire, un vantaggio, almeno inizia a gara. E soprattutto perché ricordiamo che in questo circuito c'è solamente una zona DRS, il rettilineo non è tanto lungo, quindi a meno che non si traziona bene all'ultima curva e si prepara il sorpasso lì, sarà veramente tanto tanto difficile sorpassare. Ricordiamo intanto, caratteristica un po' questa situazione, Fit Flaminio e Birillo Dog che fanno segnare tutti e due lo stesso tempo in 1:25.890 dietro al poleman Drago Lievitato 97, che come detto secondo me inizierà a scappare da subito, vedendo sia Z Pro Mauro che Mauro Gold dietro a Birillo Dog e Flaminio. Un po' sottotono secondo me Z Pro Mauro, solo quinto, non so cosa ne pensi. Mauro Gold, sì, i due Mauro sono quarti e quinti. Sì. Sono quarti e quinti, entrambi. Ma sottotono non credo, perché comunque 87 millesimi, vicini, 87 millesimi è veramente poco per dire che Mauro Gold sia sottotono. Matteo Profilo è a un secondo ed è tredicesimo, quindi eh sì, eh sì.
una grandissima Pro League anche questa sera. Si conferma una griglia molto molto compatta e bilanciata. Andremo a vedere come si comporteranno i piloti a questo punto. Ormai il buon Dadoizzi, anche se purtroppo ha ricevuto questa penalità, non penso sia non preparato a partire dal fondo. L'abbiamo visto più e più volte fare strategie diverse rispetto agli altri. Possiamo pronosticare la mescola? Secondo me non lo so, perché la 100% io non l'ho provata purtroppo, gareggia la 50, quindi non so quanto duri la media. Non so se si faccia una sosta media soft oppure media soft, non lo so. Lo scopriremo, e aggiunge ancora più pepe questo non sapere quale sarà la strategia da parte del telecronista. Beh, diciamo che sicuramente non dovrebbe piovere, credo. Tanto sia l'Alfa Tauri che la Ferrari hanno le sospensioni attive della Williams, le stanno provando, non so se lo vedete anche voi in griglia. Di Adrian Newey, sì, sì. Proprio quella è assurdo. Quella tutti gli anni qua su sì. Giovi e Alesi al momento vedo tutte e due con le sospensioni idrauliche, ma credo sia un bug di Suzuka a questo punto, perché anche l'anno scorso mi ricordo che ci fu una McLaren in griglia con questi problemi. Intanto che i Marshall si preparano, mancano 2 secondi all'inizio della gara. Ovviamente si partirà con il giro di formazione e parte in questo momento. La griglia di partenza è così formata: prima fila per Drago Lievitato e Fit Flaminia, seconda fila Birillo Dog e Z Pro Mauro. A chiudere la top 5 Mauro Gold, poi abbiamo Michema in sesta posizione, Cartista in settima posizione, Alesi ottavo, nono Danix, decimo a chiudere la top 10 Advance Apple, e i piloti che partiranno al di fuori della top 10 saranno Giovi, Overboost, Matteo Profilo, Marco Ganu e Dadoizzi, con questi ultimi che sono stati penalizzati. Andiamo a vedere intanto se ci sono novità sulle mescole utilizzate. Come detto, tutti ovviamente su mescola soft in top 10. L'unico che non utilizza la mescola media al di fuori della top 10 sarà Matteo Profilo, che partirà con la soft, mentre gli altri, sì, Giovi, Overboost, Ganu e Dadoizzi con gomma media. Comunque, sì, Giovi, quindi ci ha fatto delle strategie. Cosa? Il gioco ci ha fatto vedere le strategie. Non l'ho vista io, ma adesso soft e il resto con la media. Ah, quindi come nella 50 a questo punto. O non si sa, forse soft hard, non si sa. Soft media. Vedremo, lo vedremo solo vivendo, diceva quella canzone. Al momento sono sul rettilineo che porta alla 130R sia Drago Lievitato che Fit Flaminio. Troviamo un po' di stacco, poi Birillo Dog sta arrivando e si partirà. Molto importante la partenza, è chiaro, sempre importante, però qui, come dicevi anche tu, è un circuito, un bel circuito tecnico che dà anche possibilità di sorpasso, ma non è proprio una pista nella quale si fanno sorpassi ogni, diciamo, in ogni dove, ecco, mettiamola così. Ci vuole, diciamo, il pelo, il coraggio per tentare, sì, il sorpasso su questa pista, a meno che non si attui la manovra di sorpasso in curva 1, che lì col DRS è un po' più facile. Cartista con la X, magari gli daremo un'occhiata ora. Io direi invece pronostici. Io vado su Birillo. Ernesto? Ah, pure io mi devo esprimere, non ce lo provavo. Sì. Molto bene, quindi le luci si stanno accendendo. Manca il tuo. No, io non lo faccio, sono sempre Super Partas. 4 luci accese, 5 luci accese, parte il Gran Premio di Suzuka con buono spunto da parte di Flaminio, ma ancora meglio è partito benissimo Drago Lievitato. Arrivano in curva 1.
con il gruppo che sfila tranquillamente. Ci sono 5-6 macchine ingarellate, tra cui una è Mauro Gold, che riesce tutto sommato. Alesi ha perso la macchina. Fortunatamente non è stato colpito da nessuno, quindi il gruppo procede tranquillamente. È un gran peccato per il pilota della Ferrari che, come detto ad inizio telecronaca, si sta giocando l'ultimo posto delle final, quindi il quarto in classifica generale. Ma là davanti è partito da Dio Drago Lievitato, che è stato subito un pochettino incalzato dalla Williams di Flaminio. Mauro Gold l'ho visto ingarellato tantissimo nelle retrovie con Mike Maier, cartista, quindi andremo a vedere cosa succederà per l'attuale leader del mondiale. È stato, diciamo, bello che non ci sono stati danni per i piloti in curva 1, anche perché è molto molto difficile in partenza e soprattutto la carreggiata non aiuta per niente. Sì, a dire la verità ero anche, diciamo, on board su alcuni piloti per vedere se era tutto ok a livello anche di connessione, di contatti, tutto liscio finora. C'è stato un tentativo di sorpasso alla staccata della Casio nei confronti di Mike Maier. Oh, attenzione! Ah no, ok, perfetto. No, stavo già vedendo Drago Lievitato perdere posizione, ma è il solito bug. Hanno risolto il bug. Sì. Chiaramente. Quindi andiamo di visuale scenica, senza grafica, così almeno vediamo anche. Sì, al momento non lo Snake. Allora, c'è Advan Seppel che è molto vicino a Danix e Matteo Profilo con le soft sta cercando di attaccare Ganu. Non è ancora agibile la grafica. No. Mauro Gold sta perdendo contatto con Birillo Dog. È partito comunque molto molto bene Zeta Pro Mauro, che è riuscito a bruciare in partenza la Red Bull di Birillo. Al momento Mauro Gold si trova al di fuori della zona di RS. Sì, esatto, stanno spingendo troppo. Tanto là davanti, Drago senza tanti fronzoli. Sta iniziando a dare quel quid in più che serve per iniziare a staccare i piloti dietro di lui. Occhio a Cartista. Vedo Cartista, sì, negli scarichi della Mercedes. Si fa vedere addirittura all'interno della 130R. Staccata della Racing Point. Sì, è ancora Racing Point. Danno c'è per stato Cartista. Un piccolo contatto sulla fiancata, non so se. Ecco, perfetto. Sì. Danno per Cartista che rientra ai box. Peccato. L'ha tentata subito. Ha tentato di andare all'interno della Casio, dalla staccata della Casio, nei confronti di Mike Maier. Purtroppo c'è stato il compagno di squadra di Mike Maier, Danix. Attenzione, perché Mauro Gold al momento è un secondo e 8 nei confronti di Birillo, quindi sta lentamente perdendo terreno. Diciamo in questo momento in solitaria, perché ha un secondo e mezzo poi nei confronti di Mike Maier. Però speriamo che si possa vedere anche un po' di azione da parte sua. Sarebbe bello vedere 5 piloti tentare di giocarsi la vittoria, e soprattutto accenderebbe tante emozioni, dato che siamo nel finale di stagione. Al momento Drago Lievitato è in testa con Flaminio, che sta tentando in tutti i modi di non perdere la zona di RS nei suoi confronti. Buono anche lo spunto comunque di Zeta Pro Mauro, come detto prima, sorpassato in partenza Birillo. C'è anche da dire dietro Giovi, attenzione a Giovi, perché è il primo con la gomma media ed è in ottava posizione, non tanto staccato dai piloti di testa, e quindi sarà molto interessante anche vedere lo scambio delle strategie. Advan Seppel su Giovi. Advan Seppel su Giovi ancora prima della staccata di curva 1. Anche switch in casa Mercedes con Danix che passa davanti a Mike Maier. Urca vacca, ma ha perso tantissimo Mauro Gold. 2-6, era 1-9. Stavo guardando proprio questo, infatti, cioè sta perdendo secondo me troppo, perché
7-8 decimi al giro mi sembrano davvero eccessivi in questa fase di gara. Io non vorrei ci fosse qualche problema, perché va bene aver trovato magari il feeling con la pista, ma da un pilota come Mauro non mi aspetto che perda 6 decimi dal quartetto magari di testa. Magari ha commesso qualche errore. È probabile. Dato un suggerimento. Però... Sì, là davanti stava diciamo una versione diversa dell'ERS, per questo sì, ho spiegato. Sì. No, anche così, cioè. Davanti credo che stiano dando tutto per cercare di prendere il più distacco possibile da quelli dietro, soprattutto dai piloti lunga, con la media. La gara è lunga, certo, perché siamo solo al quarto giro di 53 previsti, con una gara che si prospetta molto molto interessante. Intanto Dado Izzi con overboost alla Casio, si toccano. Si toccano overboost e Dado Izzi. Sarà un post gara molto piccante. Vai perché bocca, in 5 giri ne abbiamo visti, in 5 giri ne abbiamo viste di tutte, quindi vabbè, sarà roba tua Andre, quindi non entro nel merito. Andiamo a vedere intanto quando il quartetto di testa percorre lo snake caratteristico di Suzuka. Addirittura hanno tentato di copiarlo nel circuito che ci sarà la prossima settimana, ovvero Austin. Direi che non l'hanno copiato benissimo, però comunque fa capire quanto questo tratto di circuito sia molto molto apprezzato anche dagli spettatori, perché come diceva prima il buon Andre è un circuito molto molto tecnico e ci sono secondo me due delle curve più belle del mondiale. Oltre allo snake ovviamente c'è anche la spoon che stanno passando adesso con due punti di corda. Bisogna essere molto molto leggeri sul volante, molto lineari, perché è facile anche andare lungo. 3-5 intanto è salito. Favoloso per quanto mi riguarda. Insieme a Spa penso che sia tra i circuiti più belli che ci siano. Da guidare assolutamente. Mettendomi nei panni di Flaminio, non credo sia bellissimo, perché fosse stato in un altro circuito forse avrebbe anche provato l'attacco con più veemenza. Invece sa benissimo che purtroppo la zona di sorpasso è una sola, almeno la zona di sorpasso conveniente. Attenzione perché c'è overboost che viene passato da Marco Ganu. Beh, anche curva 1 comunque non è malissimo. Mettiamocene tre, le tre curve più belle del mondiale direi che sono tutte qui. Sì, poi il T1 è un molto veramente. Se sbagli la esatto. Prima curva dello snake comprometti tutto il tempo, sì. Quindi bisogna essere molto molto attenti, si porta i piloti al limite e se sbagli di un millimetro è capace che togli anche 2 o 3 decimi dal tempo ideale. Quindi molto molto concentrati i piloti al momento, con Mauro Gold che continua a perdere terreno, anche se la gestione dell'ERS è stata diversa. Comunque 3 secondi e 7 adesso il pilota della McLaren ha nei confronti dei 4 là davanti che continuano a scrutarsi. Drago ha cercato di scarpar via, ma Fleming è rimasto e ora mi sembra che sia diciamo sotto controllo nel distacco. Sì, assolutamente. Diciamo che qui il DRS conta anche poco nell'aiutarti a stare attaccato al pilota davanti, anche perché essendoci solo una zona DRS molto corta, non penso che dia tanto al giro in più. C'è da gestire l'ERS, stare tranquilli e calmi. Attenzione ad Advance Apple all'esterno di curva 1. Sì, serve tanto la scia, è vero. Soprattutto dopo la spoon. Esatto, è uscito dalla spoon alla 130 del rettilineo in salita. Eh sì.
anche perché lì non è stata data l'abilitazione a diventare zona DRS proprio per i muretti molto molto vicini e la lieve piega che c'è tra la Spoon e la 130R, e anche perché ultimamente con queste macchine praticamente la 130R si fa in pieno, quindi sarebbe molto molto pericoloso attivare il DRS lì. Ricordiamo intanto, quando in però, pista non c'è ancora, dimmi Ernesto, però fanno ridere che poi avevano dato l'abilitazione per il DRS a curva 1 in Gran Bretagna. Ah beh, sì, certo, quelli sono sono i misteri della vita della FIA, ecco. Però diciamo che quello che c'è scritto è questo, poi si può anche tentare di fare un po' di reclami. Dicevo comunque, nel mentre che non c'è tanta azione in pista, che io vi ricordo che su www.formulaitalianteam.com potete trovare il nostro famosissimo live timing, basta registrarsi per poter accedere a tutte la Bibbia delle statistiche. Esattamente, potete accedere a qualsiasi statistica voi state pensando, ovviamente inerente al GP, i settori, i microsettori, i danni, avvisi, qualsiasi, i passi dei piloti. Quindi 3 secondi per Mauro Bold. Secondi per male, questo è veramente tanto brutto. Inizia a essere un problemone per Mauro. È un problema perché dietro si è formato un gruppone dietro di lui e ha 4 secondi e 6 da dover recuperare, quindi si mette male per il pilota della McLaren questa gara. È ancora lunga, però al momento non ha mostrato di avere un passo per poter andare a riprendere i piloti là davanti, che stanno facendo una gran gara al momento e si stanno trainando e rispettando per poter ovviamente staccare i piloti dietro. E questo fa molto piacere sia a Travoglio Evitato che magari a Zeta Pro Mauro, che recupera qualcosina su Mauro Gold. Tanto dietro al momento non ci sono lotte, anzi sì, perché Alesi è ritornato su Matteo Profilo, che però anche lui ha gomma soft. Si lanciano adesso sul rettilineo principale. Io credo che dei piloti dietro Mauro Gold il più minaccioso sia Advance Apple, che sta facendo una gran gara, ha fatto due bei sorpassi, uno su Giovi e uno su Michemai. Vedremo se al momento vorrà andare ad attaccare anche l'altra Mercedes, quella di Danix, che al momento è in sesta. Sì, anche Giovi comunque con questa strategia non sta perdendo tanto, assolutamente, quindi tra poco dovrebbe iniziare a guadagnare. Assolutamente no, anche perché è praticamente nella zona di DRS di Michema. Oh no, è crashato il direttore di gara. Sì. questo non credo sia buono. È come se crashasse lo streamer. Intanto provvedo ad comunque nuovamente. Attenzione, perché Flaminio sta tentando di buttare fuori dalla zona di DRS il buon Zeta Pro Mauro, che ha dovuto dare una badilata di Hers per recuperargli un pochettino. 3 secondi Birillo Dog, anche per Birillo, aiaiaia. 3 secondi anche per lui, e questa è una mazzata per i sogni di vittoria di Birillo Dog. Ovviamente se dovesse rimanere tutto così. 5 secondi e 1, ma sono curioso di quanto gira il buon Mauro Gold. Intanto Alesi passa Matteo Profilo, sono veramente tanto curioso, allora, di andare a vedere il passo di Mauro Gold e magari confrontarlo con Birillo a questo punto. 32, ti posso dire che negli ultimi 3-4 giri 32 e mezzo, 32.4, 32.2. Mentre per quanto riguarda i primissimi, girano sul 32.0, 31 alto.
quattro decimi, quasi mezzo secondo a giro sta prendendo, sì, una disfatta. 4 decimi, sì. È una disfatta per Mauro Gold al momento in questi 10 giri. Non vorrei che sia stato causato dal giro in più che ha fatto in qualifica a questo punto. O proprio lui non si sta trovando con Suzuka. Glielo chiederemo poi nel post gara. Non so se Ernesto intanto è riuscito a rientrare. Al momento non ho visto nessuna notifica. Tanto andiamola davanti con Flaminio sempre a 6-7 decimi nei confronti di Drago Lievitato. Alesi passa Overboost all'interno della 130R, offre, porge l'altra guancia però a questo punto, perché Overboost potrà avere il DRS. E tra l'altro Alesi è su gomma soft. Attenzione, è andato larghissimo. È andato larghissimo Giovi, ha portato con sé Michemai, che ha rotto anche l'ala. Ha rotto l'ala Michemai. È arrivato lungo. Ai. In quel momento Michemai non ha potuto fare nient'altro. L'ho visti tutti e due sul cordolo di curva 1. È un gran peccato per Michemai, che stava facendo una buona gara tutto sommato. Questo ha fatto sì che si sia formato un terzetto composto da Mauro Gold, Danix e Advance Apple, più staccato Giovi a 2 secondi e 2. Sta arrivando anche Ganu nei loro confronti. Là davanti sempre molto buona. Sì? Ganu è partito ultimo, ovviamente bisognerà vedere cosa potrà fare con l'incrocio di l'incrocio di strategie. Ma davanti, almeno ho visto Zeta Pro Mauro, ha finito, ha usato tanto l'elettricità, diciamo, sul rettilineo che porta la 130R fa fatica. C'è Flaminio molto vicino. Occhio. Si fa vedere. Nei confronti di Danix, che però c'è il DRS. Qua è difficile. È difficile, infatti non tenta neanche il sorpasso, non si fa neanche vedere il pilota della Ferrari. Abbiamo visto che il gioco dava 18-19 giri su gomma soft e poi si andava a montare una gomma media per andare a finire, a concludere la gara, quindi è prevista una sosta. Flaminio ultimamente, in questi ultimi due o tre giri, si è fatto vedere tantissimo, si è avvicinato molto nei confronti di Drago Lievitato e soprattutto Marco Ganu sta facendo una grande risalita nei confronti di Giovi, perché era 1 secondo e 8, adesso è 1 secondo e 3, quindi vediamo se il pilota della Haas potrà fare il suo. L'ho visto molto in forma sia in Russia che a Singapore, quindi fa piacere anche lui, un grande ritorno nei campionati FIT. E soprattutto un ingegnere molto molto bravo per le prime gare del Mundial, che come sempre ritornerà questa domenica. Intanto c'è ancora battaglia Alesi, non so se è arrivato lungo, ma la Spoon era completamente sul muretto. Ruote sporche per lui. Sì, io l'ho visto già quando già stava, praticamente era già rientrato con le ruote sporche. Non sappiamo cosa sia successo. Tanto per rispondere a parte Xperi, credo sia dovuto alla disconnessione di Ernesto, l'aggiornamento del tracker, quindi... Tanto che sia box. Alesi ai box, ovviamente credo che abbia danneggiato l'ala, oppure addirittura ha rovinato completamente le gomme. Vedremo poi nel consueto topic post gara. Ok, rifunziona il live timing. Credo che sia dovuto alla tua disconnessione. Sì, giusto? Colpevole. Morta la connessione. Sì. Tanto Alesi è uscito ultimo. Medio. Diciamo che è un inizio di gara molto sfortunato per Alesi, perché si è girato subito nello snake e poi c'è stato o questo lungo oppure un contatto con Overboost. Purtroppo siamo arrivati tardi con le immagini.
Da davanti intanto i primi tre continuano in parata, diciamo così. Eh sì. Con Drago lievitato che delle volte dà dei segnali, sì, dà dei segnali di voler tentare di allungare, però poi Flaminio si fa subito sotto e quindi rimane questo quartetto. Mauro Gold è sprofondato a 6 secondi e 8 al momento e quindi viene dura, veramente tanto secondi. Difficile. Eh sì. Intanto vai box Mauro. Questo, Mauro. Vai box Mauro, andiamo a vedere cosa andrà a montare. Gomma media per lui, è tanto presto. Due soste. È probabile. A meno che non abbia voluto, cioè non abbia fatto un primo stint tranquillo per poi tentare di spingere con gomma media e con un'altra gomma soft a questo punto. È uscito con abbondante pista libera. C'è pista libera, sì. Quindi vedremo se farà a questo punto un undercut, però se vuole fare due soste dovrà dare almeno 20-21 secondi agli altri. Intanto Michemai passa da Doizzi, arriva un po' lungo, si rifà vedere il pilota della Red Bull e Michemai prende 3 secondi arrivando lunghissimo. Intanto dalla chat può darsi che la Pirelli gli abbia fornito delle gomme fallate a Mauro, ma non credo, cioè non credo. Io credo sia stato dovuto all'aver fatto due giri in qualifica. Ora vediamo che tempi sono. Intanto Z Pro Mauro vicinissimo a Flaminio. Ha fatto una gran staccatona la Casio e attenzione perché potrebbe esserci il primo dei tentativi di attacco nel quartetto di testa. Questa visuale, se la regia cortesemente me la può togliere, invece no, niente. C'è ancora il DRS Fleming, quindi riesce a difendersi. Però ultimamente Z Pro Mauro si è fatto veramente tanto sotto. Intanto arrivano 3 secondi anche per Matteo Profilo. E Ganu è arrivato su Giovi. Ganu è arrivato su Giovi e si stanno contendendo al momento la prima posizione dei piloti con la gomma gialla. L'ho visto sbandare un pochettino Giovi. Gomme che come sempre iniziano a poter decidere la gara dei piloti. Ovviamente essendo un circuito molto tecnico, l'usura è abbastanza elevata, soprattutto se non si riesce a guidare come si vuole, non si ha un ottimo feeling con la pista. Bisogna essere molto molto lineari perché le gomme sono sempre molto sollecitate. Là davanti ancora nulla, Advance Apple molto vicino ad Anix che al momento non ha più il DRS di Mauro, e invece qua dietro c'è una lotta tra Giovi e Ganu, gli scudieri dell'Alfa Tauri e della AS. Vediamo se facendo i suoi migliori intertempi chiaramente con la gomma nuova. Ho visto anche un Alesi aver fatto il miglior giro della gara, quindi la media ovviamente va. È uscito larghissimo Giovi, è andato a prendere l'erba e infatti Marco Ganu si fa vedere. Sorpasso agevole per il pilota della AS che adesso si incaricherà di andare a riprendere Advance Apple e Danix. E intanto il buon Danix, come di Drago, credo siano molto segnate. Sì. Su, Urca. Sono tutti. Birillo sta lì, aspetta. Però a 3 secondi. C'è questi secondi di penalità che non lo aiutano. Intanto il buon NCWR46 riscatta un bevete. Io non ho il bicchiere a portata di mano, quindi se volete bere voi per dare quella. Purtroppo nemmeno io in questo momento. Niente, però bisogna attrezzarsi qualche secondo e mi attrezzo perché sennò. No, vabbè, bevo un bicchiere d'acqua. Attenzione ad Advance Apple che è davvero vicino ora a Danix. Andiamo a vedere Advance Apple, poi giuro che vado a bere un bicchiere d'acqua. Intanto Birillo Dog
ai box. Bravo. Il primo dei, quando anche Alesi sorpassa da Doizzi per la 14ª posizione. Andiamo a vedere Advance Apple, non tenta il sorpasso nei confronti di Danix, quindi rimane così la classifica. Birillo Dog, vediamo dove uscirà e se ha guadagnato qualcosina il buon Mauro Gold. Esce adesso Birillo. Qualcosa forse ha guadagnato. Ha guadagnato tantissimo. Sì. Quanto stava? A 6 secondi? Stava a 7 secondi. A 7 secondi era quando è rientrato. Andiamo a vedere il distacco. Al momento è a 29 secondi da Drago. Quindi tutto sommato Drago potrebbe rientrare adesso e non perdere tantissimo nei confronti di Mauro. Bisognerà vedere cosa vorranno fare i piloti là davanti con la soft, quando Flaminio è lì lì per perdere la zona di RS di Drago. Sì, diciamo che Mauro ha guadagnato circa un paio di secondi, più o meno. Ha guadagnato 2 secondi. Oh no, altri 3 secondi per Michele Mai. Allora vediamo cosa fanno gli altri, se non ti si ferma, no? Vedremo. Secondo me sì, tutti ai box. Appena detto no, sono tutti andati ai box. No, volevo dire non lo so, perché in fondo avevano ancora margine. Forse si vogliono coprire. A quello sicuro. Sì. Però vedremo a questo punto la gestione della gomma. Mamma mia, Z Pro Mauro con Flaminio che fanno cose al rilascio dai box, con Birillo Dog che fa un undercut nei confronti di Flaminio e Z Pro Mauro. Credo che abbiano perso tantissimo, perché si sono bisticciati un po' i due fantasma della Haas e della Williams. Infatti Drago gli ha evitato addirittura un secondo e due. C'è l'overboss davanti, in un tratto diciamo in cui passare è un po' complicato. Vediamo allora se Drago riuscirà a districarsi con il compagno di squadra di Flaminio, che credo faccia la sua gara soprattutto, ma anche un po' di gioco di squadra nei confronti del suo compare di box. Birillo, guarda quanto sta perdendo Drago, guarda. Vediamo se tenterà un sorpasso qui, magari nella spun. Si fa tutto sulla sinistra, va all'interno Drago e c'è il sorpasso alla spun nei confronti di Overboost. Uno di quei sorpassi che ovviamente è stato agevolato dalla incredibile trazione che ha in più nei confronti di Overboost, sì, grazie anche ai 17 giri di mescola più nuova. Però è stato veramente un bel sorpasso. E soprattutto attenzione, perché Birillo su Overboost è un po' più tradizionale come sorpasso. Vediamo alla stacca della Casio. No. Quindi ci sarà dietro un bel... Ovviamente Flaminio passa. Vediamo se Z Pro Mauro ce la fa. Addirittura all'esterno Z Pro Mauro ha fatto un gran sorpasso. All'esterno Z Pro Mauro di curva 1, con le due Williams che gli si sono messe davanti a muro per tentare di non farlo passare. Advance. E non ci sono riusciti. Advance su Danix. E Mauro Gold, che con tutte queste battaglie si è portato a 4 secondi e 7, quindi recupera ancora Mauro, ovviamente a 3 secondi di penalità, però... Vediamo quindi cosa potrà fare il pilota della McLaren, attualmente leader della classifica. In realtà, per come stanno andando le cose, ci sarà lo switch, con Drago lievitato al momento virtualmente in testa alla gara. Ovviamente davanti a lui ci sono Giovi e Marco Gano, che come vedete Profilo. Errore di Matteo Profilo alla Dunlop. Ah, che peccato, gran peccato per il pilota della Renault. Ci sono stati danni? No, è andato ascodato e il controsterzo è andato nella ghiaia. Ah, quindi tutto sommato ha gestito la situazione. Fleming veramente vicino. Sì, a un decimo, vediamo se si fa vedere. Si fa vedere, ma Fleming ha perso comunque un secondo e due. Fleming è fuori dalla zona di RS. 1.30, 410 Drago lievitato.
il miglior giro di Birillo Dog e di Mauro Goldust era stato in 1.31. Gran giro di Drago, molto in palla sulla pista giapponese. Box Dado Hits. Dado 14 giri di gomma soft, adesso andrà a montare sicuramente la media, e infatti è così, e tenterà di portarla fino alla fine. Al momento comunque non ci sono stati ancora ritirati, quando mancano 33 giri ci sono ancora tutti e 15 gli effettivi. Sì, Overboss sta allungando ancora con il suo, diciamo, primo stint, sta perdendo tanto, però tutto sommato. Credo che debba arrivare ben oltre la metà gara se vuole fare solo una sosta. È partito con gomma media. Non so se sia la strategia migliore, onestamente, allungare così tanto. Ma c'è anche da dire che Overboost è stato ingarrellato in una lotta con Alesi, quindi ha perso abbastanza anche con queste lotte. E al momento Ganu e Jovi sono là in testa e continuano tutto sommato a tenere il loro ritmo, perché Drago non riesce a prendergli almeno più di 3 o 4 decimi al giro. E su una gomma di 18 giri di differenza è tanta roba. Mauro si fa vedere, ma nulla. No, ci prova. No, è arrivato lungo. È arrivato lungo Flaminio. Oh, Mauro! È riuscito a non rompere la sospensione. È riuscito a non rompere la sospensione. E questo potrebbe essere, diciamo, un segnale meno brutto. Però dovrà fermarsi. Ha rotto tutto. Ha rotto tutto il flap. In questo momento Danix l'ha trovato. Non hai visto cosa è successo? Ha perso la macchina. Ha trazionato troppo sul cordolo e si è girato. Questo è un errore, purtroppo. Anche 3 secondi non uscirà. Vabbè, però, cioè. Cioè, gioco. Deve stare tranquillo, perché comunque vabbè. Sono stato fortunato anch'io. Sono stato fortunato perché avevo appena finito di dire che non c'erano stati ritiri e si è girato Z Pro Mauro. Fortunatamente non si è ritirato. Ha rischiato tanto, perché comunque la botta l'ha presa. Sì, la botta l'ha presa, però tutto sommato è ancora in pista. Quando mancano 32 giri, potrebbe succedere ancora di tutto. Quindi è riuscito a evitare una fine che poteva precluderlo dalla lotta mondiale. Adesso è artefice del suo destino. Vedremo dove riuscirà ad arrivare. Cercherà sicuramente di perdere il meno possibile. Tanto Marco Gano continua con Jovi, chiaramente il distacco si è assottigliato a 3 secondi e 8, quindi a breve dovrebbero avere entrambi i piloti dietro attaccati. Vai box, Z Pro Mauro, credo che monterà, non so se ha una media nuova, andiamo a vedere subito. Sì, media nuova per lui. A questo punto spera in che succeda qualcosa. Intanto mi chiedono delucidazioni sulla mia disavventura a Sochi. Purtroppo ho bucato una gomma e ho perso la macchina stampandomi nel muro, esattamente nel muro in cui mi sono stampato l'anno scorso. Quindi è stato un disastro in quel di Russia. Ma ritorniamo in Giappone, perché c'è Mauro Gold che è arrivato nei confronti di Overboost e sta perdendo tantissimo. Anche Flaminio ha perso tanto nei confronti di Birillo Dog, ma attualmente sì. È provvisoriamente secondo, perché Birillo ha 3 secondi di penalità. No, con questi pneumatici Flaminio l'ho visto un po' più in difficoltà, francamente. Occhio a Mauro che si fa vedere all'esterno della Casio. Qui è difficile passare, ma traziona molto molto meglio, forte anche di una gomma media più nuova. DRS per lui, Overboost si fa tutto sulla destra, vediamo se tenterà l'attacco all'esterno di curva 1, Mauro Gold ce la fa e si prende la sesta posizione.
Ed è incredibile perché purtroppo nella sfortuna di Z Pro Mauro, Mauro Golder riesce ad accorciare di 2 punti nei confronti di Drago Lievitato, che si sta prendendo la vittoria. Questo errore di Z Pro Mauro, diciamo che non dico che va praticamente a... Oh, attenzione, overboost! Ho rischiato di nuovo, fortunatamente non si è ritirato over, credo sia stato un incidente simile a quello di Matteo. Sì, è andato nella chiave quello lui, infatti era come sporco. Molto bene, intanto... Sì? Cioè il giro prima aveva sofferto di sottosterzo e aveva toccato l'erba. Questo giro in scia a Mauro gli è stato fatale, è andato tutto nella chiave. Intanto c'è la classifica della Master League nei comandi. Sì, perché... No, va bene che è da aggiornare, ma in questo momento ci è un po' difficile da aggiornare, quindi faccio un recap. La facciamo aggiornare. Esatto. Faccio scendere la macchina Fleming. Faccio un recap io al volo per chi voleva sapere la classifica. C'è Mauro Gold in testa con 233 punti, seguito da Drago Lievitato a 217, Z Pro Mauro a 192 e poi Dado Izzi, Alesi, Birillo Dog, Flaminio a 137, 121 e Birillo e Flaminio a 117. Quindi sono questi i piloti che si gioca alle finals. Francesco Pina ha messo il comando pro, ma al momento non abbiamo le classifiche singole. Quindi... Al momento non riusciamo a capire, ma vi promettiamo che capiremo. Cosa è successo? Drago ha raggiunto il... Sì, credo che... La coppia di testa. Credo che al momento Giovi faccia passare tranquillamente Drago e poi tenterà di tenere il più possibile i piloti alle sue spalle. E vedremo se è dello stesso avviso Gano. Non credo che possa fare tantissimo con 18 giri di gomma più vecchia, però vedremo, anche perché se esce bene, se si prepara bene l'uscita dalla Casio, già ora credo vada sul DRS. No. Credo vada sì. E questo però gli ha fatto perdere tantissimo nei confronti di Birillo. Potevano tranquillamente tentare di passare, di lasciare strada al pilota dell'Alfa Tauri tra il rettilineo che separa la Spoon e la 130R. Beh, diciamo che ho visto sorpassi più semplici tra compagni di squadra, mettiamola così, dai. Vediamo. Per citare questa cosa che hai detto tu, io mi ricordo a Singapore con Naspaz doppiato e non riuscivo a capire cosa facesse. Esatto, c'era da capire. Era fantasma al tornantino di Singapore. Ci siamo incrociati destando non poche preoccupazioni ai commentatori, ecco, quindi è stato molto bello. Drago su Marco Ganu, che però al momento rimane davanti. Ganu, se vuole tentare di fermare, di giocare di squadra insieme a Z Pro Mauro, deve cercare in tutti i modi di trazionare bene dall'uscita dalla Casio, perché lì credo che ne abbia veramente tanto di più, assieme al DRS e alla trazione delle gomme più nuove montate da Drago. E Mauro Gold invece è sprofondato a 8 secondi e 2 addirittura. Ma anche Flemmi sta perdendo tanto. In realtà ora è rimasto soltanto questo gruppetto, diciamo, tra Drago e Birillo. Che staccata che ha tirato Mauro Gold. Ma questo è trazione anche molto bene. Vediamo se Drago anche riuscirà Drago a tentare un sorpasso. Sì? Non è Mauro Gold. Ho detto Mauro Gold, è niente. Esatto. All'interno Drago. E passa, ce l'ha fatta e questo può essere un pezzo di vittoria per Drago Lievitato. Sì, è molto importante questo sorpasso a metà gara. Assolutamente, anche perché adesso Giovi col DRS che ha tentato cartista su overboost in curva 1. Dicevo, Giovi riuscirà a difendersi grazie al DRS che ha Gano? Sì, al momento, di la verità, Birillo non è stato così. Ora sì, ma fino a non è stato molto minaccioso. Non è stato molto minaccioso perché il DRS là fa tanto, quindi
Tra l'altro scia e DRS, quindi fa veramente tanto e scombussola un po' i piani di Birillo. Vediamo se ci prova ora. Mi sembra che è uscito. È uscito molto bene. Attenzione perché si affiancano le due macchine, le due cugine dell'Alfa Tauri e della Red Bull. Arrivano alla staccata della Casio. Attenzione, Birillo si fa solo vedere. Porta forse all'errore Giovi, che ha perso tantissimo adesso. È riuscito forse a prendere il DRS per un nulla, e infatti ce l'ha, ma non ha la scia di Ganu. E Birillo Dog si affaccia e passa in curva 1 all'interno. Vediamo se Giovi tenterà un incrocio di traiettorie. Non ce la fa, e quindi Birillo passa. No, non semplicissimo questo sorpasso. Attenzione, che attenzione, che perché successo? Mauro Gold da 8-3 è sceso a 7-7 nei confronti di Flaminio, e quindi potrebbe essere un virtuale podio a questo punto per... Attenzione, Michael Mayer ad Alesi, che ho visto prima con Alesi, che ha sopravanzato il pilota della Mercedes. Purtroppo eravamo collegati con le posizioni di vertice. Al momento si fa solo vedere il pilota Mercedes. Nello Snake, attenzione, bandiera gialla nel T1. È Overboost, errore. Di nuovo lì. Di nuovo la Dunlop. Tanti errori abbiamo visto. Oh, comunque. Ritirato Michael Mai. Attenzione. Attenzione. Potrebbe essere... Anche se qui le vie di fuga ci sono, comunque settore 2, bandiera gialla, virtual safety car. Ma come fai a dare una virtual safety car così? No, scusate, però ho appena visto Matteo Profilo è passato dove si è schiantato mica mai. C'ha la macchina in mezzo alla pista, è già arrivato. Ah, infatti, sì, cioè, vabbè, si prosegue con la virtual safety car. Da Doizzi e Z Pro Mauro si passano e risorpassano. Credo ci sia stato un malinteso fra i due, anche perché siamo sotto il regime di virtual, non vorrei che scattassero delle penalità. Si riparte al momento. Beh, diciamo che una safety car sarebbe stata una manna per Mauro, per Z Pro Mauro. Assolutamente sì, e credo che Drago Lievitato non sia della stessa campana, anche perché al momento è un secondo e mezzo da Ganu, che sta tenendo dietro Birillo Dog. Quindi tanto overboost ai box, credo per sostituire l'ala. No, va a cambiare le gomme. E sì, perché mancano, oddio, 25 giri di gomma soft, farà sicuramente due soste. Z Pro Mauro intanto vicinissimo ad Adoizzi, che si difende e alla grande in curva 1. Con piloti che sono molto molto veloci. Attenzione, forse c'è stato un contatto tra Z Pro Mauro e Adoizzi. Ha dato un bacino al posteriore della Red Bull. Dicevo, Z Pro Mauro e... purtroppo sì, Z Pro Mauro e Adoizzi, che sono due piloti molto molto veloci, e si ritrovano a battagliare per la 13ª e 12ª posizione con gomme tutto sommato uguali per consumo. Mancano solo due giri, quindi sì, mi dicono che 25 giri con le gomme rosse si fanno. Oddio, vedremo se Overboost farà 25 giri di gomma soft. Dipende chi te l'ha detto. Lo dicono dalla chat, quindi vedremo. Lo scopriremo solo correndo. Utilizzo questa semi cheat, mi sembra un po' più appropriata. Tanto anche Flaminio ha raggiunto il gruppo Gun. Sì, infatti, grazie a Ganu, che sta facendo un po' da tappo là davanti, si riaccoda Flaminio e Mauro Gold sta perdendo veramente tutto quello che aveva guadagnato, perché Flaminio ha ritrovato il DRS e la scia e si deve guardare dietro dai piloti che aveva in bagarre prima, ovvero Advance Apple e Danix.
con Danix un po' più staccato, l'Advan Sample molto più in palla. Tanto bandiera gialla, bandiera so gialla prontamente rimossa. Però, andiamo a vedere, mamma forse mia. Con questa gomma soft penso che nello Snake adesso debba trovare le misure, perché provando, facendo le prove, quando cambi da media occhio a soft a Birillo. Birillo Dog in curva 1 passa Marco Gano, che non credo che gliela conceda molto volentieri, e ha tentato di resistere in uscita di curva 1. Ci ha provato fino alla fine, è rimasto lì. Questo fa gioire un pochettino Birillo, Drago Lievitato, che è arrivato a 3 secondi e 1. Flaminio intanto è su Giovi. La situazione di Mauro Gold non è semplice, perché... Allora, al momento prenderebbe... C'ha 16 punti di vantaggio, se non ricordo male. No, ne ha 6. 16 mi sembra. Prima di questa gara. Sì, 16 punti. 16 punti. 2,17 contro 2,33, credo. Una cosa, allora, se fa quarto ne prende 12. E quindi... Siamo lì, rimane davanti a 3 punti. Rimane davanti a 3 punti. Se fa 4, se arriva a 6, se fa 4. Praticamente... È però a 3 secondi di penalità e prenderebbe 9, 8. Sì, ma vediamo un po'. E quindi... Comunque sarebbe lì, se non pari, ma poco ci manca. Se ne prende 8, arriverebbero, passerebbe davanti Drago a un punto. Sì. Sarebbero 17 punti di distacco, quindi... E la lotta sarebbe a 2, perché invece Z Pro Mauro è staccatissimo. Quello credo che Z Pro Mauro attaccatissimo a Dadoiz. Allora Z Pro Mauro, sì, Dadoiz e Z Pro Mauro si stanno un po' bisticciando, stanno facendo un po' di lotta. Dadoiz purtroppo molto sfortunato, partito dal fondo, si fa vedere Z Pro Mauro. Eccolo. 3 secondi, sono 6? Sì, perché ne aveva presi 3 quando aveva rotto l'ala. È un gran peccato per Z Pro Mauro, che arrivava qui con il morale altissimo dopo aver vinto il Gran Premio di Russia. È molto Giovi minaccioso, intanto. Però Giovi intanto si sta difendendo da Fleming, che è arrivato. L'unico che potrebbe dar fastidio a Drago è Fleming, perché non ha 3 secondi di penalità, quindi ma è lontano. È lontano, sì, però metti caso che negli ultimi giri Fleming ritrova il passo, intanto Z Pro Mauro e Dadoizzi all'Airpin escono appaiati, vediamo. 230, attenzione, passa da Doizzi ancora all'esterno. Z Pro Mauro si fa vedere, si sono toccati. Ganu box e va a mettere gomma soft 21G. Sì, già credo più fattibile. Credo molto più. Vedremo. Vedremo cosa succederà. 3 giri in meno deve essere un 10% in meno. Credo che Overboost, però, con tutti questi lunghi, speriamo non ne faccia più, perché sennò poi sarà ben di più di un 10% in meno a giro, ecco. Sì. No, in 3 giri, non a giro. Vediamo. Flaminio è molto vicino a Giovi, che al momento non ha il DRS di Ganu, che aveva davanti fino a un giro fa, quindi per Flaminio sarà un po' più semplice tentare il sorpasso. Intanto bisognerà vedere se Giovi si farà da parte e andrà a montare le gomme soft al momento. Diamo Giovi ai box.
Giovi ai box, quindi Flaminio a strada libera per tentare di tenere il suo distacco da Birillo Dog nei 3 secondi. Sì, chiaramente Giovi metterà le soft. Ovvio, vedremo Ganu a questo punto quanto avrà recuperato. Cartista ai box, ovviamente, dopo il contatto che è avvenuto. Ganu è davanti. Ganu è davanti e vediamo anche di quanto. Non di poco, è qualcosa guadagnato. Sono 2 secondi. 2 secondi, e quindi vediamo Ganu a questo punto cosa farà. È distantissimo, ovviamente, da... da drago lievitato di 25 secondi. Sì, però dalla vetta è distante 25 secondi. 13 secondi su Mauro Gold, tutto sommato. Esatto. Potrebbe andarlo a riprendere. Mauro c'ha 3 secondi, quindi in realtà la Mauro ha 10. Faccio che Gano Fuchs al T1. Fuchs al T1 per l'ingegnere del Mundial. Là davanti intanto Advance Apple, molto 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 vicino a Mauro, che al momento è quarto, e riuscirebbe ad arrivare quinto al momento, perché Danix si è staccato nei confronti di Advance Apple, quindi credo che se Advance Apple dovesse tentare un sorpasso, non credo che Mauro, diciamo, sia scontento di questo fatto. Per intanto la quinta posizione è già ceduta, e come detto inizio gara, Advance Apple ha un gran passo, mi è parso subito molto molto arrembante. Intanto Ganon fa 1.29.367, gran giro, e ha tolto 2 secondi in un giro Ganon su Danix, è 8 secondi e 7. Se deve sfruttare Gum adesso, ha voglia. Se risale su Danix in 4-5 giri, poi è fattibile il quarto posto di Ganu. Di Gold. È niente. È da Australia che combatto questa cosa e non ce la faccio. Devi metterlo sul televisore. 2 post-it sul televisore. Come nei frigoriferi. Come se davanti al frigorifero. Diventa macchina arancione, Mauro Gold. Macchina bianca, Marco Grano. È un disastro. Comunque, tornando a noi, Flaminio ha recuperato 3 decimi nei confronti di Birillo Dog, quindi rimane a 2-4. Urca ha perso tantissimo dopo la 130R, ha perso un casino di tempo Flaminio. Era arrivato addirittura a 2-8. La nuova quantità di misura è un casino? Mi piace di più un boato inventato. Tanto Advance Apple continua a rimanere dietro a Mauro Gold, penso che voglia tentare un attacco negli ultimi giri. Attenzione Cartista, attaccatissimo a Matteo Provincia. Cartista che è nella stessa situazione di Giovi e Marco Ganu. Sì, è maniata davvero molto di più. Gomma nuova. Però è uscito bene Matteo Profilo, è uscito molto bene. Vediamo. E Cartista invece, diciamo, riesce col DRS bene, forse anche Cartista. Sì, forse un po' largo era uscito. 7-6 il distacco tra Ganu e Danix. E Danix a 3 secondi, quindi gli basterebbe arrivare al di sotto di questa soglia a Ganu per prendersi la sesta posizione. E poi che... Sì, risale Marco Ganu, risale anche Giovi. Overboost si è ritirato. Overboost si è ritirato nello Snake, attenzione. Vedo ancora io. C'è un po' di suspense. Niente. Di solito quando è così. Vediamo. Niente, bandiera gialla subito rimossa dai Marshall. Sì. Ovviamente lì era tutt'altra cosa, dell'incidente di Michemai, perché Michemai la vettura è rientrata in pista, invece qua era andata nella ghiaia e nella lunga via di fuga.
sta salendo comunque Mauro Gold, perché è arrivato a 6 secondi e 8 il distacco. Attenzione, perché potrebbe esserci anche una lotta tra Birillo Dog e Flaminio negli ultimi giri, con Flaminio che sta tentando in tutti i modi di andare a riprendere la zona di DRS Birillo Dog. Quindi vediamo, non ancora tutto è perduto per il pilota della McLaren. Con Birillo che aveva fatto una grandissima qualifica, poi rovinata da Flaminio che aveva fatto lo stesso identico tempo al millesimo di Birillo, e adesso si stanno giocando la seconda e la terza posizione, quindi molto poetico anche tutto ciò. Poi detto così da te, guarda, solo qualcosa in più. Grazie. No, beh, fa sorridere, perché mi ricordo, di tempi al millesimo, mamma, è uscito malissimo Birillo Dog, di tempi al millesimo uguali proprio, c'erano stati, il più iconico è Villeneuve Schumacher a Erez, se non mi sbaglio. Frenzen. Erano in tre, erano, sì. Ah, Frenzen. Anche Frenzen, molto bene, quindi... se non ricordo male, Schumacher. Se non ricordo male, in Master ci fu una gara in cui erano in tre un millesimo. Ora forse Kimi Sutile e un altro pilota, purtroppo non Kimi mi viene in mente. Prost. La Prost nel suo 2015, forse, possibile. Ma Saro Prost? Sì, Saro Prost. Un millesimo erano in tre, sì. Molto bello. Ah, no, ecco, perché io pensavo nella Formula 1 reale, essendo Kimi, Sutil e Prost. No, Kimi, c'è il pilota. Sì. Kimi. Ok. Molto bene, ritorniamo in pista. Attualmente le posizioni sono molto sgranate, con Drago Lievitato che ha 3 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Birillo Dog, ma nella realtà saranno 6 secondi e 4, perché Birillo ha una penalità di 3 secondi per avvertimenti multipli, e quindi farebbe avanzare, intanto 3 secondi per Matteo Profilo, farebbe avanzare al momento Flaminio in seconda posizione. E questo confermerebbe l'ottimo periodo di forma di Flaminio, che dopo una prima parte di stagione molto così, al di sotto delle aspettative, ha infilato una prima posizione a Singapore, un quarto posto in Russia dopo ovviamente il referto del direttore di gara, e attualmente un podio a Suzuka, quindi grandissima ripresa di Flaminio. Credo che abbia preso molta consapevolezza dalla vittoria che ha fatto a Singapore, ovviamente. Gli avrà dato tanto, tanto morale. Dietro, Mauro Gold rimane comunque in quarta, possibile quinta posizione. E un Advance Apple, che l'avevo visto subito dai primi giri, molto arrembante, potrebbe essere una quarta posizione. Quindi, bravo anche al pilota Ferrari. È stato un pochettino il GP Darizzi, no, ha perso la macchina. Oh, attenzione, ritorna in pista. È stata molto sfortunata per lui, Zeta Pro Mauro, sì. E Alesi ci ha privato di tre protagonisti molto molto attivi. Un po' troppi errori, o sbaglio? La pista, come dicevamo all'inizio telecronaca, è molto tecnica. Se sbagli di una virgola, di un millimetro, la traiettoria è capace che ti ritrovi a muro in tempo zero. Bandiera gialla nel T2, che è successo? Cartista alla Spoon. Viene sopravanzato da Matteo Profilo, che arriva in top 10. Purtroppo ha dei secondi di penalità da scontare. Sei. È un gran peccato, perché poteva essere una top 10 per il pilota in veste Renault. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, la Renault è stata riservata dallo staff per i sostituti della Open. Sì. Scuderia Open. La Scuderia Open, bellissima. Sì, sì, la Scuderia così. Open siamo. Sì.
Tanto ringraziamo Lopensky che per il quinto mese si abbona al nostro canale. Quindi grazie Lore. Advance continua a rimanere guardingo nei confronti di Mauro Gold. Credo a questo punto che voglia tentare l'attacco negli ultimi giri o stia aspettando solamente che si affievoliscono i tempi di Mauro, ovviamente a 4 giri in più su questa mescola. Cartista comunque è ritornato a ridosso di Matteo Profilo, quindi vedremo se ci sarà il sorpasso. Credo, anche se ha fatto questa piccola escursione, il pilota della Racing Point con questa gomma soft ne avrà veramente di più. Mi sono accorto adesso che non c'è l'ele salva. Me ne sono accorto adesso perché diciamo Racing Point ieri che sarebbe stato assente. Molto bene, quindi andiamo a vedere cosa succede invece per il suo compagno di squadra, con Matteo Profilo che si fa tutto sulla destra ma passa grazie al DRS Cartista davanti. I distacchi continuano a rimanere cristallizzati ai box da Dovizi. Intanto ai box da Dovizi, vediamo, gomma soft per lui. Gomma soft, ritorna in pista. Purtroppo, come detto prima, molto sfortunato il pilota Red Bull. 41 giri di 53 previsti, quindi siamo arrivati nell'ultimo quarto di gara. Con Ganu che fa... con Gold che fa una grandissima frenata alla Casio. Un bloccaggio dell'anteriore destra per lui, anche molto accentuato. Con Ganu... ha perso 3 decimi. Eh sì, a 2-2. Deve stare attento, Flaminio è sul filo del rasoio con Ganu. Dicevo che sta arrivando di gran carriera, ovviamente, su Tanix. 2 secondi e 8 per lui. Eh sì, avevamo detto che comunque sarebbe rientrato. Bisogna vedere, anche perché continua a guadagnare, ovviamente, 8 giri di gomma soft sono ancora... diciamo pochi per lui, quindi sarà ancora molto prestazionale. Al momento ha la sesta posizione perché Danix ha 3 secondi. Bisogna vederla davanti se Mauro Gold e Advance Apple si mettono a bisticciare, diciamo, per la quarta e quinta posizione. Potrebbe addirittura balzare davanti a Mauro Gold. Sì, anche Mauro deve stare attento. Le gomme di Mauro non sono messe benissimo. 26 giri in effetti. Mauro, 12, Mauro in questi 12 giri deve essere una piuma sul rosa. Volante. Sì, Pantera Rosa al momento è Cartista, quindi... sentito se staccate però. Ho visto ultimamente che stava tirando delle belle staccate alla Casio soprattutto. Sta arrivando intanto Danix, hanno mollato un pochettino là davanti. Sì, ha alzato un po' il ritmo Mauro. Forse iniziano a farsi sentire i 27 giri di gomma media. Io l'avevo detto, avevo anticipato veramente tantissimo il pit stop. E adesso se vuole andare ai box esce fuori adesso sono convinto. Dietro Cartista, no, assolutamente. No, non andrei ai box perché sarebbe assurdo. Assolutamente no. Deve sperare che arrivi Ganu e che tenga a bada Danix e Advance Apple. Oppure che Danix e Ganu si inizino a bisticciare pesantemente. Ma poi conoscendolo è un pilota che comunque, anche se dovesse perdere qualche punticino in più, diciamo rispetto in meno, adesso, in meno. Si accontenta e pensa, diciamo, alle prossime gare. Ah, quello sì, ce l'ha detto anche in telecronaca a martedì scorso, nell'intervista post-gara, e ci aveva detto che adesso la sua preoccupazione è tentare di arrivare
a raccogliere il massimo da ogni situazione, quindi c'è stato un inspiegabile crollo ad inizio gara che si può spiegare in due modi. Uno è che la soft, fare due giri di qualifica con la soft non sia molto producente, e oppure il feeling con la pista che non gli ha permesso. Anche, a dire la verità, anche nella seconda parte non è che mi abbia entusiasmato, nel senso che comunque lui secondo me poteva fare meglio, ecco. Non so se tu pensi la stessa cosa, perché alla fine a 15 secondi da Drago non è poco. Ma da un pilota che si sta giocando il titolo proprio con Drago, ovviamente non ti aspetti che abbia questa debacle, diciamo. Però tutto sommato si sta giocando una quarta posizione, quindi ecco, non ha perso tantissimo. Però io nel paddock tra i vari piloti ho sentito molti che erano in difficoltà nel trovare questo setup con questa vista. Ma Mauro non è col paddock. Nel paddock. Scusate, Andrea, che con l'età anche oggi facevano molta fatica a trovare il giusto setup. Può essere che non si è trovato benissimo stasera. Vedremo, anche perché qui il setup fa veramente tanto la differenza. Intanto 2-3 Danix ha guadagnato tantissimo. Quindi si fa sotto anche Danix. Deve spingere Danix, sì. Dietro ovviamente sta arrivando Ganu, ma la posizione sarebbe persa comunque al momento per i 3 secondi di penalità, ma sta cercando di andare a ricucire sulla coppia davanti. Credo che Mauro Gold al momento stia avendo un grosso cliff delle gomme, quando mancano 9 giri e la 5 secondi e 3 dati a Birillo Dog. Grandissima gara condotta dall'inizio alla fine in testa. Intanto ti interrompo per comunicarti che si può votare il Driver of the Day, quindi basta cercare su Telegram Formula Italian Team Official Channel e praticamente semplicemente votare il pilota della gara. Ma credo che non ci siano dubbi su quello che potrà essere qual è il tuo pilota della gara? È Drago. Gestione della gara ottima, partito dall'inizio, mai stato in mai stato in difficoltà, cioè anche quando era davanti aveva 4 piloti, 3 piloti alle calcagna, comunque non ha mai dato segni di debolezza, ha continuato sul suo passo. Quindi anche Birillo ha fatto una bella gara. Certo, Gano. Anche Flaminio. Stesso Gano. Gano, Marco anche Gano che è partito ultimo per la penalità. Sì. Assolutamente, con Advance Apple che si fa vedere su Mauro Gold, ma continua a non riuscire nel sorpasso. Quando Gano è arrivato a 1.5. Mentre diciamo che non c'è tra i piloti del Driver of the Day Z Pro Mauro. Ah beh, che diciamo oggi purtroppo si è tirato fuori praticamente dalla lotta al campionato. Ovviamente, io credo comunque che magari per l'anno prossimo, invece che fare il Driver of the Day, sarebbe più divertente fare i 3 top e i 3 flop del GP. E se vogliamo iniziare a fare una cosa del genere, sicuramente, perché innanzitutto il Driver of the Day purtroppo premia solo uno, ok? Quindi magari diverse situazioni, sì, eccetera. Volte lo metterebbero più di uno, in effetti. Esatto. E questa gara. Altre volte no, però. Altre volte no. Magari si metterà un top e 13 flop. Ad esempio, chi è il flop of the day, secondo te? Ah, Z Pro Mauro. Anche per te. Z Pro Mauro da Loizzi? Beh, da Loizzi partiva ultimo. Aspettavo che recuperasse, effettivamente. No, ma più che altro per le dinamiche sono state l'inizio. Cioè, Z Pro Mauro ha rotto una volta per questa macchina, una volta in contatto con da Loizzi ha rotto l'altro. Anche da Loizzi si è girato anche da solo. Anche Overboss, sì. Non ce ne voglia il buon Overboss, ma anche lui tanti errori. Però effettivamente, andando a mettere sul piatto
cosa c'era in ballo e cosa ci si stava giocando, Z Pro Mauro per me risulta di più. Sì, ha fatto, non dico un mezzo disastro, ma poco ci manca. E come avremmo nominato flop of the day Mauro Gold e Drago Lievitato a Singapore, che si erano persi veramente tanto. Questa sera purtroppo Mauro non è riuscito a rimanere agganciato. Gli manca rispetto ai primi due. Sì, scusami. No, no, dico attenzione dietro Mauro. È arrivato sono arrivati tutti. Sì. Sono arrivati tutti perché è arrivato anche Danix. Attenzione, perché c'è un quartetto. Tanto risponde al flop of the day Z Pro Mauro con il giro veloce. Quindi bravo, forse magari ci ha sentito. Gli è servito. Poi faccio vedere io. Gli è servito come carica, quindi questo potrebbe essere anche molto buono per i piloti in pista. Dicevamo, dietro a Mauro Gold, che al momento perderebbe non una, non due, ma ben tre posizioni. Anzi no, ne perde solo due fortunatamente, perché Danix ha tre secondi di penalità, quindi bisogna vedere se arriva Giovi. Se se le menano arriva Giovi, quello potrebbe essere molto controproducente per Mauro. Quindi al momento sarebbe sesto e perderebbe un bel po' di punti. 25 8 perderebbe punti. 13 13 punti? No, scusami, no, non 13, 17. Quindi sarebbe dietro di uno di Drago, incredibile. Che campionato che si sta rivelando anche quest'anno la Pro League, perché come l'anno scorso, anzi forse più dell'anno scorso, ci sarà un finale col botto. L'anno prima Rayman no, però diciamo di solito la Pro è molto equilibrata fino alla fine. Beh, l'anno prima lotta per la seconda posizione. La notte per la seconda, sì. Sì, perché tanto a inizio anno ci avevamo dato la coppa a Rayman. Gli è arrivata molti mesi dopo. Vediamo quindi 1-7 Flaminio, che sta puntando il secondo posto sempre di più. E Drago Lievitato, che ormai è da solo quando va ad iniziare. Eh sì, 32 giri sono veramente troppi. Non vorrei che facesse la stessa finaccia che ho fatto io in Russia con le intermedie. Non volevo dire nulla, vai tu, sei entrato proprio col coltello. Oh, Mauro, 3 secondi. Errore di Danix, 1-3, e credo che a questo punto Ganu voglia scrollarselo di dosso per andare a puntare al quarto posto, che al momento lo avrebbe solo Advance Apple. Dicevo, non vorrei che facesse la stessa fine che abbiamo fatto noi con le intermedie da inizio gara. Io lo spero di no. Comunque, neanche le gomme dei primi tre stanno messe benissimo. Secondo me, arrivare ci arrivano. Però hanno rischiato tantissimo, secondo me, a fare al diciassettesimo si sono fermati, no? Sì. E secondo me potevano ancora due o tre giri farli tranquillamente. Io, di la verità, pensavo onestamente che Marco Cano, arrivato lì, riusciva a essere ancora più aggressivo. Sì, però è la stessa. La gomma ha perso. Anche la gomma ha perso. La gomma ha perso, e poi effettivamente qui quando hai 3-4 macchine davanti che si tirano col DRS, già è difficile passare così, figuriamoci con tutti che sfruttano la scia, cioè, è dura, sì. Se li trovava uno per uno forse poteva risalire anche molto di più, però così è veramente dura. Intanto siamo arrivati al 49esimo giro con Drago Lievitato che va a affrontare per l'ennesima volta lo Snake. 2-3 Flaminio. Che sta lottando con Giovi, 2-7. Attenzione a Giovi, perché potrebbe rubare ancora punti a Mauro Gold. Con Drago che affronta adesso le Degner. Flaminio che ritorna 2-3 sopra i 2 secondi. Il distacco, ovviamente, per avere ancora la seconda posizione, Birillo Dog dovrebbe dare 7 decimi al pilota della Williams. Giovi 2-4, attenzione al pilota dell'Alfa Tauri. Potrebbero essere punti importanti per Mauro Gold,
che purtroppo ormai deve solo aspettare la fine, perché non riesce ad avere più passo, ovviamente con queste gomme che sono ormai alla frutta. Deve sperare solo in qualche bagarre là dietro che tenti di staccare i piloti che ha alle sue spalle. 50 di 53. Vediamo di quanto ha alzato il ritmo. Che Flaminio 30 e 0. Vediamo Mauro Gold. A 33, beh, tutto sommato questo giro si è un po' ripreso il pilota della McLaren, che ha 10 secondi e 7 da Flaminio, ma ancora di più credo i 19 secondi, quasi 20 rifilati da Drago nei suoi confronti. Snake per Mauro Gold, che guida questo trenino a cui si sta aggiungendo Giovi. Uno e mezzo. Eh sì, e al momento sono 2 secondi e 7, sono 2 e 8 se non mi sbaglio, quindi al momento perderebbe la posizione anche su Giovi. Perderebbe la posizione anche su Giovi il buon Mauro Gold. Vediamo quindi cosa succederà in questi ultimi tre giri del Gran Premio di Suzuka. È stato un Gran Premio molto molto bello, tutto sommato lineare, purtroppo solo due ritiri per Overboost e Michemai. È un Gran Premio che potrebbe sancire l'uscita dalla lotta al titolo di Zeta Pro Mauro e soprattutto ci regala un nuovo leader del campionato per il Gran Premio di Austin, che sarebbe Drago Lievitato, che al momento non sarebbe più un punto, ma sarebbe un nuovo vecchio, perché in realtà lui era già stato in testa, quindi sarebbe sì, un ritorno alla vetta, diciamo, per ora. Sì, assolutamente, però dicevo, non sarebbe più un punto, ma a questo punto credo che siano tre i punti. Potrebbero essere due punti persi negli ultimi giri di Mauro Gold, che magari nei conti a fine anno potrebbero pesare parecchio. 5 secondi intanto per Alesi, che rientra ai box per provare il giro veloce. Però sì, tanto ormai la top 10 ce l'ha a portata di mano, quindi. E questo punticino che aveva Zeta Pro Mauro se lo va a prendere Alesi a questo punto. Vediamo, 5-8 il giro, Sì, deve farlo, ovviamente non deve tagliare, perché come ricordiamo il giro veloce viene sottoposto all'ardua sentenza della direzione di gara, però ovviamente con queste gomme soft a due giri dalla fine credo che il giro veloce sia su. Vediamo, penultimo giro per Drago Lievitato, che passa adesso sul traguardo. Birillo che sta accorciando comunque su Drago. Credo che Drago al momento si stia rilassando, e anche giustamente. Ha condotto una gara, come dicevo prima, molto molto bene, molto freddo, è stato sempre in testa, mai dato visibilità di sofferenza ai piloti che gli stavano dietro, ed è riuscito a scavare un solco anche grazie a un ottimo passo, ma soprattutto all'ennesimo gioco di squadra fatto alla perfezione grazie a Giovi, che ha tenuto dietro i piloti che aveva all'inseguimento Drago Lievitato. Quindi diciamo che in questa vittoria c'è bravura, c'è passo, c'è freddezza, c'è gioco di squadra. E la vittoria potrebbe essere la vittoria, siamo scaramantici, potrebbe essere la vittoria che regala la vetta della classifica a Drago Lievitato, che si lancia verso la 130R. Là dietro ci torneremo più avanti, perché sta arrivando sul traguardo per iniziare l'ultimo giro. Mi dicono che sia la centesima gara di Drago,
Il buon Raffaele Lelli ci dice che potrebbe, ovviamente non sul fit, ma nella sua carriera virtuale in generale. Quindi come festeggiare al meglio la centesima presenza? Allora, come appunto le 100 presenze con un'eventuale vittoria, chiaramente ancora non definitiva. C'è un altro perché... dietro. Sì. Vediamo. Andiamo con le immagini, poi torniamo su Drago Lievitato. Magari Andre rimani su di lui e... per dirmi: oh, 3 secondi per Advance! 3 secondi per Advance! E questo Mauro Gold penso che debba andarlo un po' a ringraziare, perché alla fine perderebbe solo 2 posizioni. Vediamo. Per forza, 27.925 intanto il giro più veloce. Oh, 3 secondi per Giovi, non ci posso credere. E quindi al momento ne perde una. Vediamo se ci saranno attacchi. Possiamo andare su Drago che ormai sì. È l'ultimo tratto. E allora a questo punto andiamo su Drago, 130 R per lui. L'ultima volta alla Casio Triangle. E Drago Lievitato vince il Gran Premio di Giappone con una bandiera gialla che ne dice di tutte, non me ne voglia Drago. Dietro complimenti alla gara e attenzione. Vediamo se qualcuno si lancia per un attacco con incredibile Marco Ganu. Se dovesse finire così in quarta posizione. Oh, Advance l'ha persa all'ultima curva. Mauro Gold... Quarto Ganu, quinto Mauro Gold, sesto Danix, settimo Advance Apple, ottavo Giovi e Mauro Gold riesce a prendere ben 6 punti in più. Sono 10 punti, ne prendeva solo 6 se fosse 10, arrivato. Quindi rimane davanti per un punto. E rimane davanti per un punto, quindi non c'è lo switch. Non c'è così, lo switch in classifica, ma Mauro Gold prende questi punti che, se potevano essere importanti per Drago Lievitato aver guadagnato 3 o 4 punti in più, questa è pesante perché rimane comunque davanti il buon Mauro Gold. Che gara e che finale! Ti devo interrompere perché vi devo lasciare, vado subito dai ragazzi, quindi buon proseguimento ragazzi. Va bene, grazie Andre, ti ringraziamo ovviamente. Ciao. Per il supporto che hai dato. Io chiedo ad Ernesto se per cortesia mi invita i primi 3, così da non creare... No, non me li inviti. Vabbè, allora ciao a tutti, è stato bello. Ce ne andiamo anche senza interviste. Andrete a vedere il topic su www.formulaitalianteam.com sotto la sezione Pro League. Intanto andiamo a vedere Drago Lievitato che festeggia così la vittoria che poteva dargli lo switch nella classifica generale. Ma poi un ultimo giro in cui sia Advance Apple che il compagno di squadra Giovi hanno preso 3 secondi di penalità, favorendo così la risalita di Mauro Gold in quinta posizione. Un grandissimo Marco Ganu in quarta posizione, Flaminio secondo, terzo Birillo Dog, quarto Ganu, quinto Mauro Gold, sesto Danix, settimo Advance Apple, ottavo Giovi, nono Cartista, decimo a concludere la top 10 Alesi che fa anche il giro veloce. Al di fuori Matteo Profilo, Z Pro Mauro, Dado Izzi, Overboost e Michele Mai, ritirati. È stato un GP dalle mille facce, è stato bellissimo, soprattutto per la svolta nel finale che ormai stavamo per dare per appurato lo switch in classifica generale, poi un ultimo giro thriller per le penalità, Ernesto. Io avevo pensato che Advance... non voleva sorpassare Mauro proprio perché sapeva che aveva di 3 secondi Mauro, però il rischio di stare tanti giri dietro è che in alcune curve puoi perdere i riferimenti, vai largo, prendi l'avviso e ti sei giocato i 3 secondi, quello che è successo alla fine a Doanze e a Giovi.
Assolutamente, assolutamente sì. E comunque stanno arrivando i tre piloti. Io vi ricordo che è ancora aperto il sondaggio del Driver of the Day. Sono arrivati tutti e tre, molto bene, è arrivato anche Birillo. Quindi iniziamo con Drago Lievitato. Drago, stavamo dicendo che questa vittoria poteva darti lo switch in classifica generale, ma poi un ultimo giro incredibile, pazzesco, ha dato la quinta posizione a Mauro Gold. E quindi per la classifica, ti faccio la prima domanda: rimane davanti lui di un punto, ve la giocherete fino alla fine? Come ti saresti sentito essere davanti quando si arrivava ad Austin? Se cambia qualcosa? E poi complimenti per la gara, perché io ti ho eletto personalmente come Driver of the Day, perché hai fatto una gara incredibile, non hai dato nessun segno di sofferenza, e quindi ti faccio veramente tanti tanti complimenti. Ma innanzitutto buonasera e grazie, grazie per i complimenti. Ma diciamo che alla fine questo finale di stagione vale ogni punto alla fine adesso, quindi dispiace un pochettino, ma questo sicuramente non toglie comunque la gioia sicuramente della vittoria, e anche per il fatto che mi sono riagganciato comunque a Mauro, adesso sono meno un punto, quindi di nuovo tutto, siamo di nuovo lì, di più che mai. Diciamo che alla fine sono molto soddisfatto, anche perché arrivavo da gare abbastanza negative come a Monza il contatto con John Rambo, a Singapore il fattaccio con la safety car, poi ancora a Sochi ho fatto la gara con il flap rotto, quindi diciamo che ci voleva una vittoria, così mi sono trovato subito bene con la macchina, in qualifica si poteva abbassare ancora un pochettino, anche se ho fatto un errore, però alla fine l'importante era comunque partire davanti, perché su questa pista si passa difficilmente, quindi diciamo mi ha agevolato anche proprio la qualifica. Poi la gara ho cercato subito di spingere, perché volevo comunque buttare fuori Flaminio e tutto il gruppetto dietro dalla zona DRS, non ci sono riuscito. Poi nel secondo stint, un po' per i pit, che ho visto che hanno perso tanto tempo i piloti dietro di me, anche se non ho capito sinceramente perché, alla fine lì sono riuscito a scappare, lì poi sono andato in controllo, anche perché Pirillo aveva comunque 3 secondi, quindi non mi sono voluto tenere conservativo nel finale per evitare pasticci, ecco. Sì, te lo posso spiegare io il perché hanno perso tanto. Ha fatto un grandissimo lavoro il tuo compagno di squadra, perché si è difeso molto molto bene, e quindi questo ti ha dato un piccolo vantaggio. Ciò non toglie che avevi un gran passo, come ho detto prima, e soprattutto ti faccio un'altra domanda, siete solo voi due che ve l'ho giocata a questo punto, perché Z Pro Mauro purtroppo è stato vittima di un errore, e quindi adesso hai solo uno con cui spartirti il mondiale. Sì, diciamo che per Z Pro Mauro sono rimasto diciamo un po' sorpreso, perché comunque negli allenamenti vedevo che andava molto forte, forse anche più forte di me. Invece ho visto che ho sbagliato prima il giro della qualifica, poi ovviamente è rimasto imbottigliato nel traffico, e poi ovviamente appunto ho fatto quell'errore. Diciamo che è meglio così, perché comunque adesso posso concentrarmi di più solo su Mauro. Adesso si vedrà, mancano solo 4 gare, e sicuramente anche se sono dietro, anche se, vabbè, ti appena un punto, comunque queste gare le prossime saranno ovviamente tutte giocate a livello, sarà fondamentale ovviamente mantenere comunque la calma, avere comunque un'ottima forza mentale, non rischiare troppo, perché io finora ho perso tanti punti proprio per essere mancato di lucidità, quindi assolutamente quegli errori che ho fatto sicuramente devono essere curati, non devo più sbagliare d'ora in avanti. Molto bene, molto bene, grazie Drago. E passiamo al secondo classificato, Flaminio. Ciao Luca. Buonasera, buonasera. Allora, una gara a due facce, ti abbiamo visto molto molto bene nel primo stint, poi magari un po' l'ostracismo di
del compagno di squadra di Drago Giovi, ti ha fatto perdere il contatto da lui, e poi abbiamo visto che comunque non sembravi tanto brillante con queste gomme medie. Se vuoi dirci un po' com'è andata la gara? No, beh, più che non brillante, semplicemente dal momento in cui ho capito che avrei rischiato di prendermi un rischio enorme attaccando Giovi, perché Giovi sarebbe stato attaccabile nel giro in cui è rientrato, quando è rientrato Marco Ganu. Giovi ha fatto il suo lavoro, ma ha anche avuto il delitto perfetto, perché Marco Ganu gli faceva da traino. Per me era difficilissimo tentare un attacco, tentare una follia per poi rompere qualcosa non ne valeva la pena, e quindi da quel momento in poi della gara mi sono semplicemente messo in condizione di ok, Birillo a 3 secondi, gestiamo quelli, non ne vale la pena, Mauro è dietro, va benissimo così. E per il resto la prima parte di gara era ottima, i passi erano comunque tutti molto vicini. Questa è un'altra cosa che nella seconda metà di gara mi ha spinto a dire va bene così, dopo le soste di Gamo e Giovi, perché non valeva la pena. Anche nel, diciamo, nel caso mi fossi preso grandi rischi, prendevo Birillo, lo passavo, dopo non lo staccavo, perché non l'avrei staccato, ma anche se fossi stato da solo, sono più che sicuro che saremmo rimasti al decimo con Drago. Quindi ripeto, una volta rotto il gruppo, era qualsiasi rischio per cercare di vincere comunque la gara era insensato. Molto bene, e se con Drago c'è la lotta per il mondiale, questo secondo posto e queste ultime prestazioni sta accendendo ancora di più l'ultimo posticino vagante per le finals, perché siete 4 piloti in veramente pochissimo. E mi aggancio alla domanda che vuole farti NC46, se nelle ultime gare ti abbiamo visto molto ringalluzzito, se è stato uno step mentale e se l'accesso alle finals ovviamente è ancora possibile. Dico la sincera verità, finals o meno non guardo a quell'accesso, guardo al risultato personale, e fra 4 gare vedremo. Sono state 3 gare molto molto positive, in tutte e 3 le gare mi sono trovato molto bene con la vettura, l'handling era perfetto, quindi ero proprio in sintonia con la macchina. C'erano delle cose che nelle gare prima non avvenivano, cioè spesso magari hai il cervello troppo occupato a gestire la macchina per paura che non ti tradisca, e magari poi c'è qualche fase della gara dove sei meno lucido. In queste ultime gare invece, insomma, da questo punto di vista ero molto comodo con la vettura. A livello di setup, insomma, abbiamo lavorato bene. Vediamo se insomma è stata semplicemente una sequenza di 3 piste consecutive favorevoli e magari da Austin parleremo di altro, oppure se sarà proprio un finale di stagione in crescendo, così chi vivrà vedrà. Siccome ho visto che NC parlava di step mentale, sì, possiamo parlare anche di questo, perché magari ti sblocchi un pochettino, quello sì. Molto bene, molto bene. Allora passiamo al terzo classificato, Birillo. Birillo, se per Drago c'è di mezzo il campionato piloti, per te c'è la doppia faccia, c'è il campionato costruttori ancora possibile e anche l'accesso all'ultimo posticino delle finals, che te lo contendi con il buon Luca Flaminio che abbiamo sentito prima, Birillo, Alesi e Dadoizzi. Quindi com'è andata la gara? Peccato per i 3 secondi, avevi un bel passo, e dici un po' cosa ne pensi. Allora, partendo dalla gara, devo fare i miei sinceri complimenti a Flemin e Drago di più di tutti, però Flemin oggi secondo me se li merita tantissimo, perché aveva un passo della Madonna. Cioè, io ho dato tutto, così come ho fatto con Alesi a Singapore, e a un certo punto ho detto raga, non ce la faccio, cioè non ce la posso fare. E quindi è un grande merito. Purtroppo la gara io l'ho persa, sia la potenziale vittoria, o comunque potenziale lotta più che altro per il primo posto, sia quella con Flemin, nel momento in cui mi hanno tappato Giovi e Ganu. Nel momento in cui devo passare Giovi devo passarlo con una staccata della Madonna. E Ganu a momenti mi ammazza a curva 1, che me la fa all'esterno, giustissimo, però a momenti ci ammazziamo. Finisco l'ERS per passarli e basta, io ho finito.
poi vabbè, anche l'undercut mi ha fatto consumare tutto l'ers che avevo accumulato e quindi disastro totale. Per il resto, per quanto riguarda le finals, lo dico sinceramente, io spero di non arrivare quarto perché purtroppo ho pochissimo tempo. Io sono arrivato a questa gara con 30 minuti di prova e non ho tempo per provare, e provare contro quelli della Master vorrebbe dire prendere le mazzate se non ti alleni. Costruttori, abbiamo 12 gare in meno rispetto all'AS, quindi 12 gare concluse in meno, quindi Dado, il mio compagno, ha fatto proclami a inizio stagione e vedremo, non ci credo più di tanto, vedremo. Però si vive gara dopo gara. Io ho iniziato il campionato dicendo viviamo gara dopo gara, mi diverto gara dopo gara. Mi dispiace semplicemente che il divertimento non l'ho proprio potuto provare in Russia, perché partivo da un 20 secondi di penalità, da un'ala rotta, e di ho fatto la gara del mio compagno di stasera, devi arrivare alla fine. Molto bene, molto bene, grazie. Facciamo un'ultima domanda per tutti. Austin, come vi trovate? Cosa ne pensate? Come ci arrivate? Ma Austin, sinceramente, negli anni io ho sempre avuto un rapporto, diciamo, di amore ed odio in base ovviamente al gioco. Beh, ovviamente arrivo di morale, arrivo bene comunque dopo una vittoria e se mi è agganciato, come ha detto a Mauro. Poi ovviamente si vedrà, ripeto, non ho girato molto comunque ad Austin quest'anno, quindi è da scoprire, lo vedremo. Luca? Ma Austin è una pista dove non sono andato mai male, ma neanche benissimo, quindi ecco un'altra grande curiosità del capire se queste tre gare saranno seguite da una quarta gara che continuerà questo trend quando fra due settimane, dopo le festività pasquali se non erro, andremo a ti correggo, vai. Corre martedì. Ok, ecco, mi ricordo, allora, c'era qualcosa. Pro corrono lunedì e martedì e poi c'è vacanza, poi c'è pausa pasquale e poi corrono giovedì e venerdì successivo Master Prime. Perfetto. Quindi martedì si corrono? Sì. Ok. Ma dopo questa rivelante diciamo, è stato bellissimo quello che ha appena detto Ernesto, così abbiamo più tempo noi della Prime per provare. È stata una rivelazione incredibile. Birillo, Austin, sarà una gara bruttissima dal mio punto di vista, perché non si passerà. C'è un rettilineo dove puoi passare, quel rettilineo spari l'ers, sarà un trenino e purtroppo brutta. Per il resto è una pista come le altre. Penso che da qui a fine anno non ci sia una pista tra virgolette bella. Cosa manca? Austin, Messico, Brasile, Abu Dhabi. Schifanini saranno, quindi è un po' brutto. Molto bene, allora io intanto ringrazio i primi te. Andiamo a dire il risultato del Driver of the Day. C'è una lotta con 19 voti. Il buon Fit Flaminio con il 42% dei punti, la spunta davanti a Drago Lievitato con il 37%, quindi è stata una gara molto molto combattuta, ma anche nel cuore degli spettatori che ci hanno seguito, quindi complimenti a Luca per il Driver of the Day. Faccio come il discorso di Biden, ringrazio tutti i miei elettori, sarà un grande weekend, rilassatevi a Austin, vi farò vedere che sì, tranquilli, non mi date retta, è uno sproloquio. Molto bene, molto bene. Allora io vi ringrazio, potete andare dal buon Andrea Badolato nel party post gara. Grazie ancora, complimenti a Drago. Grazie a voi, buonanotte. Attendi il tuo turno, no, va bene, volta... che sei il... ecco, appunto, sì, dica. Scusa. Allora, una cosa per Drago, ci diceva Raffaele Liroshi, che questa dovrebbe essere la tua 100ª gara online, in totale. Ah, sì, è vero. E infatti... No, fa piacere. Beh, che... ne abbia fatto... l'abbia saputo, fa piacere. Quindi il Rotto 100 l'ho visto anche io. Mi fa piacere. Molto molto bene. E andiamo da
a ringraziare Luca Flaminio, grazie per aver risposto alle domande e ci vediamo grazie martedì a voi, prossimo. Alla prossima, buonanotte e grazie per averci seguito. E grazie anche a Birillo, anche con te ci rivediamo martedì. Grazie mille a voi ragazzi, buona gara per le prossime gare. Ciao a tutti. E ringraziamo allora tutta quanta la chat che anche oggi ci ha seguito calorosamente. Io ringrazio ovviamente il buon Andrea Badolato che è andato in party a sentire le considerazioni a caldo dei piloti. Ringrazio il buon Ernesto anche per il lavoro che ha fatto con la direzione di gara. Grazie a te Andrea, e tra poco avrà una sorpresa. Chi? Ah, i piloti? I piloti. Ah, molto bene. Molto bene, concludiamo così ricordando a tutti quali sono gli appuntamenti settimanali. Ci sarà giovedì il consueto main event della Master League, distanza di gara al 100%, un campionato anche quello molto molto divertente. Andremo a vedere la lotta tra Smokeman, Matty, Umike, c'è veramente tanta tanta carne al fuoco. Appuntamento alle 21 con il consueto studio pre-gara della Master League. Conducono il buon Flaminio, il buon Hiroshi e anche Enrico Masserini, e poi ovviamente concluderemo questa tournée in Giappone a Suzuka con il classico evento della Prime League, distanza di gara al 50%. Ovviamente lo iniziamo a sponsorizzare già da adesso, ma chi ci segue assiduamente sa che domenica ritornerà il Mundial eSports, quindi io ringrazio, dopo aver dato tutti questi appuntamenti, tutti quelli che ci seguono per tutti i giorni della settimana. Io vi do la buonanotte, a Nanna presto solo se fitte non è live, ciao, ci vediamo giovedì, ciao!